alpini protagonisti sino al 23 febbraio nei casta ai campionati sciistici delle truppe alpine, il tradizionale momento di verifica dell'addestramento raggiunto dalle unità nel saper operare in ambiente montano innevato. Ci sono anche gli alpini dell'Aquila, del 9° reggimento alpini, che stanno recitando un ruolo molto importante. La 71esima edizione si svolge nella tradizionale cornice della Pusteria, impiegando anche per alcune attività le aree venete del comune di Auronzo di Cadore. A partecipare sono oltre 2.000 soldati, con personale che, come si diceva, proviene anche dal 9° alpini dell'Aquila, ma la rappresentanza è davvero vasta. A gareggiare ci sono anche alpini provenienti da 11 nazioni, alcune delle quali, come il Kazakistan, partecipano per la prima volta. Nelle gare della seconda giornata, molto importanti risultati raggiunti dal 9° con la medaglia d'argento biathlon per il caporal maggiore Daniela Onnis e per il sergente maggiore capo Giuseppe Di Rocco del 9° alpini. La gara di biathlon militare prevede un percorso di 15 km a tecnica libera per gli uomini e 10 per le donne. La prova in poligono li vede sparare contro bersagli a 50 metri da eseguire durante il percorso. La difficoltà tecnico-agonistica di questo tipo di prova costringe il personale a restare calmo e preciso per poter tirare al meglio nonostante l'estremo sforzo fisico. Molte le competizioni che in una settimana intensa impegnano oltre 1 migliaio di soldati. Il sistema di sicurezza in montagna vede gli alpini quotidianamente impegnati nei comprensori sciistici e nelle situazioni emergenziali. I casta, dunque, sono un momento di verifica anche di queste peculiari capacità, con un'esercitazione di soccorso in montagna dove opereranno diversi soggetti armonizzati nell'intervento. Attività che il 9° alpini svolge quotidianamente sulle piste non solo.